serve un'impresa, serve la grande impresa Eagles Aprilia per poter passare il turno ai quarti di finale di playoff della categoria Under 21. Buongiorno dalla Pala Meucci di Aprilia per questo secondo turno dei playoff della categoria regionale di Under 21 tra Eagles Aprilia e il Ponto. Pronto, manca soltanto il fischio d'inizio che arriva proprio in questi istanti da parte di Doncu della sezione di Ostia Lido, ed è il Ponte a gestire il pallone con triangolazione, anche se Cucuzzella prova ad andare a soffiare un pallone, ci prova dalla distanza, adesso Todisco subito in avanti, palla catturata da Cattarelli, l'1-2 con i piedi, poi prova l'occasione, va a spedire dall'angolo opposto da dove calcia e c'è il vantaggio del Ponte proprio con il giocatore più atteso, Cattarelli. Adesso va lo stesso De Crescenzo a trovare soluzioni. Torre chiude, Buce verso Cucuzzella, Todisco prova il velo, Cucuzzella di Russo costretto ad uscire, Torre subito la conclusione, adesso il Ponte, adesso si chiude la difesa dell'Eagles, Todisco è da solo, palla recuperata da Tagliaferri ancora che va a liberare lo Russo con il piattone. In avanti, prova la soluzione, Pini angolata, palla che fa la barba al palo. 1-0 il Ponte, decide al momento il gol di Cattarelli, Todisco con Cucuzzella, Todisco è il palo che dice di no, alla conclusione Torre poi in area, fa su il pallone, molto pericolosa questa palla al centro con Pini, ci mette una mano, Torre sale la pressione dell'Eagles, adesso ad uomo Buce va a recuperare, poi calcia, cerca adesso la soluzione, palla alzata, Naso gli si fa incontro a Daniello che gli soffia il pallone, prova la conclusione, prova Todisco verso Zucchi, ancora Todisco sotto l'incrocio, finisce il pallone sulla fiondata di Todisco e c'è il pareggio dell'Eagles, facendo anche all'arbitro che a sua detta era anche calcio di punizione. Cucuzzella si avvita, poi colpisce, palla che finisce però ampiamente fuori per i giocatori del Ponte che cercano poi anche di gestire il pallone, ci prova Cattarelli dalla distanza, prova anche adesso Grelloni, Todisco di Gioia, serie di pestoni poi di Iorio, gira di prima intenzione, si alza il pallone, Torre verso Di Gioia, recupera ancora Cattarelli che colpisce ma non si fa sorprendere Torre, adesso c'è molta confusione, scontro tra Tagliaferri e Di Iorio, in maniera fortuita la palla che arriva a Naso che di testa la manda in rete, 2-1 il Ponte, rilancia lungo verso Todisco, in mezzo per Cucuzzella, la traversa, palla lunga da parte di Cattarelli, finisce a Torre subito al centro per Todisco, prima la smanacciata del portiere, Torre scivola, poi è De Crescenzo, prende praticamente in giro tutta la difesa dell'Eagles e manda la palla in rete, Todisco di Gioia, prova il diagonale, era buona l'idea, Todisco insieme a Buce, Todisco si allarga un po' troppo e arriva il triplice fischio finale, l'Eagles Aprilia perde in casa con il Ponte 3-1, è l'ultimo alto per quanto riguarda la formazione di Antonio Screpante, dopo al secondo turno praticamente finisce l'avventura della formazione apriliana.